Amici di DLT Viaggi, buongiorno. Sempre Roberto Sorrenti, amministratore di DLT Viaggi. Voglio darvi qualche delucidazione per tranquillizzarvi per quanto riguarda le vostre prossime vacanze. Si andrà in vacanza? Sono andato personalmente a visionare alcune strutture in Calabria, in Puglia, per capire meglio come trascorrerete la vacanza di quest'estate. Non ci saranno grandi cambiamenti, non sarà stravolta completamente la vacanza, ci saranno sicuramente delle piccole accortezze da prendere per quanto riguarda la ristorazione. Non ci saranno i buffet, sarete sempre serviti e riveriti. Avrete dei distanziamenti più ampi all'interno delle sale, non tutti assieme, ma a orari ben definiti. Si utilizzerà un sistema di check-in veloce. Una persona, un capofamiglia, andrà a prendere le chiavi che saranno consegnate all'interno di una bustina e accederete alla vostra camera. Molte strutture stanno adattando il sistema di consegnare kit biancheria imbustato all'interno della camera. Per quanto riguarda le spiagge, non si potrà fare beach volley, non si potrà giocare a pallone nelle spiagge, ma si potrà fare windsurf, si potrà camminare, si potrà fare snorkeling, si potrà passeggiare e avrete più spazio tra un ombrellone e l'altro. Forse è anche più gradevole, avrete degli spazi vitali più importanti. Starete più larghi in spiaggia, sarete sempre serviti e riveriti al ristorante. Gli alberghi non li troverete pieni, saranno contingentate le camere, molte strutture apriranno al 60-70% della struttura. Ci sarà una vacanza con maggiori spazi vitali, quindi anche più piacevole. Per quanto riguarda l'animazione, non ci saranno animazioni hard, animazioni di contatto, ma ci sarà un'animazione più soft in tutte le strutture. Il divertimento sarà sempre garantito. Per quanto riguarda il bonus vacanze è molto semplice: 500 euro per nuclei familiari di 4 persone, 300 euro per nuclei familiari di 2 persone e 150 euro per una singola persona. Esempio, vacanza del valore di 1000 euro. 600 euro le dovrete versare in un'unica soluzione. DLT Viaggi vi consegnerà una fattura del valore di 1000 euro. Gli altri 400 euro li anticiperemo noi. Il totale di questa fattura lo dovrete dichiarare in dichiarazione dei redditi l'anno prossimo, dal quale potrete recuperare le ulteriori 100 euro rimanenti, quindi anticiperà la DLT Viaggi. Per un motivo finanziario non possiamo applicare il bonus vacanza per tutta la stagione e per tutti quanti. Quindi potranno usufruire del bonus vacanze tutte le persone che prenoteranno la loro vacanza di luglio e di agosto, di settembre, ottobre, novembre e dicembre, solo nel periodo di giugno. Quindi dovrete decidere in questo periodo la vostra vacanza e naturalmente non possiamo dare il bonus vacanza su tutte le strutture del portale, ma saranno comunque tantissime. Saranno segnalate le strutture nel quale si potrà utilizzare il bonus vacanza con una stella in alto, prenotabile con bonus vacanza. E con questo voglio salutarvi tutti, vi ringrazio della pazienza che avete avuto in questo periodo difficile per tutti e buona vacanza a tutti.